Allora, siamo qui. Allora, voi non avete superato la prova come opinionisti al posto di Tramezzani, però Sky non è solo calcio, è anche cinema. Quindi se gli opinionisti sono tanti, voi avete la possibilità di rifarvi la, diciamo, una verginità come attori di film. Allora, sia tu che adesso Matteo che quel pazzo di Ametrano dovrete mimare scene famose di film. Allora, forse abbiamo già dietro l'inquadratura, avrei capito che sarà un western. Noi ci vediamo prima, credo, la scena, no Phantom? Esatto. Poi lui, tu te la memorizzi e poi la dovrai mimare uguale. Allora, vediamo la scena che deve essere tratta da... Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari. Vediamo insieme questa scena. Memorizzatela. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Questa è la scena. Molto bene, questa è la scena. Allora vestiamo Matteo da Clint Eastwood. La pistola. Allora, mi raccomando, devi aver memorizzato bene la scena. Allora, tra un po' partirà la sigla. Al 3 devi partire e devi far rifare la stessa scena. Adesso io ti lascio solo. Parte la sigla. Esatto, cioè, sì. 3, 2, 1 e poi è pronto per la scena. 3, 2, 1, all'1 sei pronto per la scena. Vai. Aspetta. Vai! Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile. Vai! Incontra l'uomo col fucile. Quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Bravissimo! Ma ragazzi, abbiamo un attore, bravissimo! Complimenti! Grazie. Bravissimo, vai in postazione, bravissimo, vai pure in postazione. No, no, vai vestito così, vai a Cittadella vestito così. Ametrano, qua, subito, vecchio Ametrano. Vieni qua, allora. Allora abbiamo. Ma io c'ho l'artrosi. No, c'hai l'artrosi, non devi fare robe. Allora, la scena che ti facciamo fare è molto semplice. Allora, scusa, Allora, non disturbate Ametrano, che... Scusa, allora, la scena, abbiamo... possiamo vedere la scena che dovrà fare? The Shining, genere. Scena di Shining, veramente? Vediamo. No. Ok, vediamo la scena. Su, apri la porta. Guarda tutta, Allora, vuoi che so? Vuoi che faccio? Devi parlare tu. Sono il lupo cattivo. Allora ci siamo. Allora ti lascio solo, devi prendere l'accetta. Madonna. Allora mi raccomando. Lasciamo solo le battute, sono quelle lì, le vedi lì. Fai la faccia da Shining, aspetta che ti. Gene, abbiamo pronta la sigla, poi puoi partire. Allora, quando parte la sigla puoi partire, vai. Alla fine della sigla parti, Aspetta. Cappuccetto rosso? Su, apri la porta! Allora vuoi che soffra? Vuoi che faccio puff? No, ti prego, no! Sono il lupo cattivo! No! Ciao! Bravissimo! Bravissimo, vieni, andiamo alla postazione. Bravi! Ragazzi, fantastici! Un bel applauso, ragazzi! Allora, però... È il momento più difficile, tocca a voi pubblico. Allora, con l'applausometro dobbiamo scegliere se ha vinto Matteo o Raffaele. Allora, partiamo con l'applauso per Matteo Ardemagni come Clint Eastwood. Applausometro, vai! Raffaele Ametrano, applauso! Ragazzi, non c'è niente da dire. Raffaele Ametrano è il vincitore, molto bene!
No, però c'è pari. Cosa, c'è pari? Sembra pari, però. Cosa dici? Cosa dici, Phantom? Sai che c'è quel posto libero? No, c'è pareggio, però. Allora, io direi di facciamo una terza scena tutte e due. Facciamo la scena del burro di Ultimo Tango a Parigi, con tutte e due. No. Va bene? Ok, Gene. Facciamo, andiamo... No, scherzavamo, scherzavamo. Allora, chi è che vuol fare Marlon Brando e chi è che vuol fare... No, niente, lei si scherzava. Allora, andiamo avanti. Cosa c'è, Phantom? Perché io mi sono... La premiazione, Gene, se non c'è il pareggio. La premiazione, scusa. Chi ha perso, però. Chi ha perso ha un'altra opportunità. Esatto, è quello. E quindi avremo un'altra opportunità, no? Abbiamo deciso che ha perso chi, Gene? Ha perso De Magli, scusa. Esatto. Ha perso lui, allora. Per cui si deve alzare e prepararsi, Gene. Dai, dobbiamo fare la mascotte allora di Sky. Ma lo so, deve prepararsi, ma prima c'è il collegamento con Nebuloni o no? Ah no, c'è prima questo. Allora, ok, ce l'abbiamo. No, scusa, è vero, hai ragione, scusa. Togliti tutto, diventi la mascotte ufficiale di Sky. Portiamo il vestito della mascotte, bravissimo. Allora, dov'è il vestito della mascotte? Ecco, vabbè, non c'è il vestito della mascotte. Un'altra volta. Ma sì, è qua. Ecco, mettiti il vestito della mascotte. Eri quasi salvato. Siamo in diretta, via. Allora, mettiti la mascotte di Sky, devi mimare l'inno di Sky quando sarai... purtroppo ti tocca, caro mio Ardemagni. Se lo sa Foscarini che sei in queste condizioni, poveretto. Allora voi sapete cosa dovete fare, dovete cantare l'inno di Sky, esatto, che sarà mimato da Matteo Ardemagni come nuova mascotte di Sky. Dove eravate voi due, scusate, dove eravate? Allora partiamo con l'inno. 1, 2, 3 Mimalo, vai, balla, ballare. Liberi e forza Sky. Bravissimo, bravissimo. Siamo tanti. No, non voglio avere a che fare. Forza Sky, c'è un grande onore in noi. Bravo, bravo. È il tuo futuro, caro Matteo. Molto bene, un grande applauso. Vatti a sedere pure lì. Prendi quello. Buloni?